Eccoci, buonasera, buonasera, sto prendendo un po' di caffè, partiamo subito con la diretta, appena arriva qualcuno, eh. State iniziando a venire, buongiorno, buongiorno a tutti. Grande Pepperciuolo, grande amico. Grande amica e grande pizzaiolo soprattutto, eh. Eccoci, buonasera. Buonasera. Pepparci, quando mi viene a trovare un po'? Ora puoi uscire. Ciao Lucia, buonasera a te, grazie che ci sei. Buongiorno. Allora, siamo sempre puntuali, alle 3 precise iniziamo. O addirittura mi hanno mandato un messaggio di critica per la mia sigaretta elettronica. Hanno detto che un professionista non la deve fumare. La sigaretta elettronica. A parte un professionista, io non sono un professionista. Ciao Federica, buongiorno. Grazie sempre a te che ci sei. Gaetano, ciao. Annunziata. Wow, addirittura. De Luca o Luca? Se vuoi Luca, lo posso fare venire. Luca, quello là che conosci anche tu. Michela, il pane ieri era una squisitezza. Grazie. Grazie a te. L'hai fatto tu, quindi. Ma non ci si può credere, invece di ringraziare. Infatti, va bene, tranquilla. Ecco, c'è anche la Anna Rubino, la tester ufficiale. Buonasera, buonasera a tutti. Giusi, Lavino. Ciao, sono in ansia. Pure tu. Siamo a due allora. Va bene. Tranquilla. Anna, buon pomeriggio gluten free. A tutti gli amici di Anna, i follower della pagina Amo Vivere Gluten Free e anche su Instagram. A breve, sorpresona per i tuoi follower. Anna, io la conosco. Loro non la conoscono e qualcuno già è in ansia, pure io, insomma. Tu mi dici tu quando bisogna dirlo, lo diciamo, c'è una sorpresa un po' per tutti voi. Io ho avuto un'idea e Anna Rubino, Amo Vivere Gluten Free, l'ha messa subito in atto. Quindi una sorpresa bomba, Ketty, a breve. Decide lei quando lo vuole dire e come poi. Però è stato bello perché abbiamo fatto braccio mente. In questo caso io ho fatto il braccio e lei fa la mente. Ida, saluta Anna. Una sorpresa gustosissima e in più, tra l'altro, una sorpresa gluten free. Ecco, Annalisa Milano, buon pomeriggio, è la prima volta che ti seguo. Vorrei riuscire a fare qualcosa per me. Addirittura, oh mamma mia. Mandami un WhatsApp, ti giro tutte le ricette. Ciao Vittorio, ho fatto l'impasto per la ciambella, ma quanto tempo devo tenerli in frigo? L'ho fatto alle 14. Vabbè, tra poco lo puoi anche infornare. Esatto, allora seguiamo più interesse. Che è successo? Sì, 12 ore, ma non mi ricordo bene com'era la ricetta. Tutti i procedimenti. Ok. Ecco Rosa, ciao Rosa, buongiorno. Rosa, gentilmente mi dai un posto tuo perché ci sono molte persone che mi chiedono il tuo link, per gli acquisti online oppure se ti vogliono venire a trovare da vicino, insomma, vederti direttamente da vicino il tuo negozietto molto fornito.
Molto fornito. Dico negozietto, ma è un negozio abbastanza grande. Allora, Anna Rubino sta per concludere. Sta per concludere. Nel frattempo, saluta tutta la famiglia di Imperio e Gluten Free. Grazie, Anna. Grazie. Oggi abbiamo cambiato il cameraman. C'è Simona. Voi sapete Simona chi è? Mia moglie, campionessa mondiale di pizza gluten free. Che ore sono? Aspettiamo sempre quei famosi 5 minuti, eh? Così subito facciamo. Intanto vi faccio vedere ciò che occorre per fare questo famoso prune cake. Allora, Annalisa, lo devi fare tu ora. Grazie, Annalisa, che piace la mia pizza. Allora, quello che abbiamo bisogno è il nostro frullino, farina, Fiorecrut, tre uova, lievito, uno yogurt, pan degli angeli, la famosa bilancia, i guanti, mi raccomando. Gli stampi, possiamo usare sia questo che questo, uguale. Abbiamo bisogno di olio girasole, zucchero e una scodella. Ok? E naturalmente non dimenticate del nostro forno, ok? Quindi anche il forno ha la sua parte. Quindi, frullino, farina Fiorecrut, lievito, le uova, yogurt, vanillina, la bilancia, i guanti, qualche utensile, stampini, una scodella, olio e zucchero. Ecco. Simona, mi chiedono, dai qualche consiglio per la pizza? Qualcuno fa complimenti a Simona? Giuseppe Arciulo, il tuo non lo leggo proprio il commento. Che sei un bastardino piccolino. Leggi, leggi, leggi. Capelli bianchi. Saggezza o vecchiaia? Bianchi, punto. Ok? Che hai Senza. scritto, Simona? No, Giuseppe. Ciao Samantha. Ecco, fai da Simona, dacci qualche consiglio. Grazie Rosa, che pubblichi sempre questo sito dove possiamo fare acquisti online. Ok, così abbiamo chi ce lo porta anche a casa. Vediamo, ci siamo quasi. 2 minuti e partiamo con la nostra diretta con sorpresa. È tipo l'uovo, diretta con sorpresa. Ho visto due stampi, ma per forza o basta uno. Avevo messi due così per far vedere quello che volete usare, insomma, uno solo. Capelli bianchi, ah, grande. Faeda ha detto una cosa ottima. Capelli bianchi e la farina. Giusto. Tutta farina, mamma mia. Quanta farina. Dove ci siamo? Da 26, sì, è come il mio è 27, perfettissimo, lo stampo va benissimo, quello là che abbiamo usato anche per il pane, sì, no, Federica, usa sempre il lievito di birra fresco, tranquillo. Anna ha detto una cosa, ricetta muffin senza glutine a breve. Mamma mia. Anna ha svelato il nostro segreto. No, dovete sempre leggere la scritta vicino allo staccante, sì. Dovete sempre leggere un po' la scritta. Ma io lo uso per comodità, ma potete anche mettere un filo d'olio oppure se lo stampino è nuovo, anche senza. Peppe, lo sanno che sei il maestro di parecchi pizza che va da Cerra. Peppe,
Non con il gluten free. Grazie Peppe, grazie. Eh sì, ecco, complimenti anche alla signora. Certo che in famiglia con i lievitati ci sapete fare, sì, abbastanza. Ecco, dice mia moglie, abbiamo fatto quattro figli. Biagio, ciao Vittorio, ricetta pasta fresca tipo ravioli, a breve la faremo. Ops, Anna ha sbagliato. Anna ha sbagliato, però già l'hai detto. Anna a breve uscirà una cosa in pagina, spero che vi piacerà. Così la faremo. Un consiglio per la cottura della pizza? Certo, 5-10 minuti, forno a 200 gradi, statico. E basta. Cristina, internet fa i capricci. Esci e rientra. Allora, ok, ripartiamo, dai. Cioè, no, ripartiamo, partiamo. Ieri sera ho fatto la pizza buonissima, ma per una cottura ottimale la temperatura... grazie per la piccola. Sì, la cottura sono 200 gradi. Uno. Noi quattro. E valgono per un esercito. Perché anche il lievito. Aspetta. Della capu. Perché anche il lievito caputo nel prunecchè. È una motivazione tecnica. Si mette il lievito. C'è chi usa il lievito per dolci. Io uso questo qua che è buono per tutto. Sia per i dolci, sia per il salato, sia per la pizza normale, con glutine, sia senza glutine. Cottura per una focaccia, 5 minuti. 200 gradi. Scusami, ho l'impasto pizza nel frigo 2-3 giorni. Stasera vorrei fare una pizza. Devo tenerlo un po' fuori? No, assolutamente. Infatti rosa maggio, infatti non si mette a massima temperatura perché proprio quello è il problema, rimane un po' crudo. Ok, partiamo con il nostro plum cake. Allora do telefono a mia moglie, così lei legge le domande, di si avvicinare un poco. Mettiamo la sedia, ma non ci serve, dopo ci servirà di nuovo. Ok. Allora, ci mettiamo sempre i nostri guanti. Non mi dimenticate, guanti in nitrile. Se ci sono domande Sì, man mano. Perla, scusa Vittorio per il mix pane pizza e dolci, potrebbe andare per una frolla? Sì, però noi usiamo la nostra farina. Quindi io ho testato questa per la frolla e va benissimo. Ciao Anna! Eccoci qua. Allora, io mi sono scritto un po' tutti gli ingredienti. Così, allora, abbiamo detto uno stampo ci serve. Io ne ho messi due solo per far vedere che potete usare sia questo qua disegnato sotto e sia questo qua liscio proprio del plum cake. La nostra bilancia. Gerarda, gentilmente, dopo si può avere la ricetta? Sicuramente dopo sarà in pagina la ricetta. Monica, ciao Vittorio, grazie per questa ricetta. Grazie a voi. Biagio, Vittorio, scusa, si era disconnesso per il discorso dei ravioli. Sì, a breve la faremo, però inquadra sempre a me. Non... Ok, allora, la prima cosa, iniziamo a mettere tre uova, tre uova con 180 grammi di zucchero. Quindi io la prima cosa mi vado a pesare lo zucchero. 180 grammi. Quindi facciamo. Maria, ciao, ma la ricetta delle brioche con il tuppo? No, ancora la dobbiamo fare quella. Allora, 180 grammi di zucchero, 3 uova, Anna Rubino, sì, la ricetta dei muffin gluten free per la famiglia senza glutine omaggiata dalla famiglia d'Imperio. ottimo. Allora è uscita la ricetta ufficiale. Allora dopo
andate a vedere in pagina che ci sarà la ricetta ufficiale dei muffin gluten free che faremo. Poi dobbiamo ancora mettere la data, Anna? Poi metteremo la data. Allora, a questo punto, 180 g di zucchero, 3 uova, andiamo a montarli. Fatto questo, gli andiamo a inserire la nostra bustina di vanillina. Francesco, il dosaggio tra il lievito caputo e il lievito per dolci rimane lo stesso? No, lo devi mettere la metà. Michela, con planetaria? Anche, perfettissimo la planetaria. Allora, abbiamo messo la nostra vanillina e andiamo a mettere il nostro yogurt intero, che sarebbe 125 grammi. Andiamo di nuovo a girare. A questo punto gli andiamo a mettere l'olio, ok? Bene, l'olio di girasole, 150 grammi. Rossetta, scusate, la ricetta dei croissant senza glutine l'avete già fatta qualche volta? No. Ok. Allora, 150 grammi di olio. E continuiamo a girare. Michela. Perfetto. Michela dice... A questo punto mi sono dimenticato una scodella. Ciao, finalmente dopo tanti anni riesco a fare di tutto. Grazie alla farina Caputo e grazie alle tue ricette, Vittorio. Complimenti. Oh, mi fa piacere. Mimma, yogurt magro? Yogurt magro, io ho usato yogurt magro. A noi piace un poco più leggero. Allora andiamo a mettere 300 grammi di farina. Dopo ripetiamo di nuovo tutta la ricetta, Michela, scusami, lo yogurt che gusto? Ecco, come ti piace. Io ho preso il senza gusto. Il classico. Anna Maria, ciao da Monza, sono appena arrivata. Puoi ridire gli ingredienti? Sì, sicuramente, dopo le diciamo di nuovo. Allora, 300 grammi di farina, 300 grammi di farina, gli vado già a mettere nella farina i 20 grammi di lievito che mi occorrono. Io ricordo sempre che il lievito non ha mai fatto male. Ok, me li vado già a mischiare. Annalisa, lo yogurt è bianco dolce? Bianco dolce, sì. A questo punto accendo il mio frullino planetario, insomma, e vado a mettere la farina pian piano. Ecco,
Ecco, in questo caso io non ho l'arancio, però ora ci voleva qualche buccetta d'arancio, che è un arancio grattugiato. Io non l'ho messo perché non ce l'abbiamo, e poi devo dire la verità, non ci piace neanche. Ok, già ho messo la vanillina. Ora continuo a mischiare. Roberta, di lievito fresco uguale quantità? Sì, uguale. Ecco, allora, per il momento va bene così. Allora, ora andiamo a mettere. Se abbiamo lo stampino nuovo non c'è neanche bisogno, Io ne metto sempre un po', ok? Di spray staccante, oppure potete mettere un filo di olio. Ora dobbiamo mettere la mezza dose di questa scodella, la dobbiamo mettere nel nostro prune cake, perché l'altra mezza ci serve per il gusto, ok? Quindi c'è chi lo vuole fare a cioccolata, a crema, insomma, chi lo vuole lasciare semplice. Quindi mezza dose, ecco qua. Ecco la nostra mezza dose. Ora in quest'altra dose vi vado ad aggiungere i 20 grammi di cacao che mi sono dimenticato. Allora, 20 grammi di cacao, ok? Quindi dobbiamo pesare di nuovo 20 grammi. Maria Rosaria, buongiorno Vittorio, che misura il contenitore? 26. Eccolo qua, 20 grammi di cacao. Giovanna, ciao Vittorio, posso mettere una fiala all'arancia? Sì, sicuramente, se a te piace, sì. Allora, qua ci metto, vedete? Man mano me lo vado a girare il composto, così ci ha servito un po' di più cioccolato. A questo punto io lo vado a mettere sopra come capita, ok? Quindi Maria Rosaria, quanto di cacao? 20 grammi. 20 grammi. Dopo uscirà la ricetta ufficiale in pagina direttamente. Ora, se a voi piace la cioccolata un poco più all'interno, la spingete un po' voi con il manico del cucchiaio e andate a fare dei segni sopra, ok? Così viene anche un po' disegnato. Eccolo qua. Carmela, buon pomeriggio, sono in ritardo, dopo puoi ripetere gli ingredienti? Sicuramente. Anna, buon pomeriggio, Vittorio. Ciao Anna, buongiorno a te. Allora, il nostro cookie è pronto. Ora a questo punto lo dobbiamo fare. Dobbiamo far riposare, parliamo di riposo, ok? Che si attiva un po' la lievitazione. Per almeno 25 minuti. Ok, allora 25 minuti noi lo facciamo crescere così a temperatura ambiente. Ora sono un quarto. Un quarto quindi a 35? No, 40. Giusto? Seguendo. Beh, 25 minuti. Ora è 15 a 40. Lo inforniamo. Quando lo inforniamo a 180 gradi,
per 30 minuti andiamo a controllare sempre con lo stuzzicadente. Ora tolgo le mie scodelle, le aspettiamo insieme e voi mi fate qualche domanda. E qua le togliamo, non ci servono. Allora, Anna, lievito di birra o pane degli angeli? No, lievito di birra va bene, non pane degli angeli. Maria Rosaria, buongiorno anche a te, Vittoria. Ciao, buongiorno Maria Rosaria. Non è Vittoria, è Simone, è la mamma. È uguale, non dice niente. Eccoci qua. Allora, ora ci sediamo, Simona. Vieni. Passa la tua sedia. Ti siedi. Ti siedi anche tu. Ti seguo anche io. Aspettiamo questa mezz'oretta. Quindi abbiamo detto un quarto. Sono 10, 20, 25, 40. Rosa, lievito di birra è stato utilizzato? Lievito di birra? No, io ho usato questo qua. Il nostro lievito della Caputo. Ma puoi mettere il lievito di birra, ok? Allora, ripetiamo le ricette, se no, cioè la ricetta, se no ci perdiamo. Abbiamo messo 3 uova in una scodella, 3 uova con 180 g di zucchero, le abbiamo montate. Appena si sono montate, gli abbiamo messo la vanillina, abbiamo continuato a girare. Fatto questo, gli abbiamo incorporato l'olio, che me la sono segnata la ricetta. Abbiamo messo 150 g di olio girasole, abbiamo messo uno yogurt magro zuccherato, 125 g. Ok? Abbiamo messo tutto dentro e abbiamo iniziato a girare un poco più piano, se no si va a smontare tutto. Fatto questo, gli andiamo a inserire la farina, la nostra farina Fiore Grut. E ho fatto in una scodella a parte, ho mischiato 300 g di farina con 20 g di lievito. Li ho prima mischiati, dopo l'ho incorporato nel nostro composto con olio, uova e quant'altro. Io apro e chiudo una parentesi, a qualcuno non può piacere lo yogurt, può mettere il latte nelle stesse dosi, ok? Nella stessa dose mettete il latte. Fatto questo, abbiamo incorporato farina e lievito nel nostro composto, abbiamo ulteriormente girato, l'impasto è pronto. Ora il classico prune cake allo yogurt che non ha cioccolato con la classico. Ora faccio metà, lo metto nello stampo classico, bianco, senza nulla. L'altra metà me lo vado a rimischiare con 20 g di cacao magro, perché voglio fare il prune cake a cioccolato, metà cioccolato e metà bianco. Quindi l'altra metà me lo metto nella scodella, 20 g di cacao, mischio tutto e poi è pronto. Lo vado a mettere sopra quell'altro composto, eccolo qua. Ok, a chi piace senza cacao lo può fare tutto quanto intero. Allora Giovanna, che altezza del forno? L'altezza del forno è sempre quella, primo scalino, partendo da sotto, primo scalino 180 gradi statico 30 minuti. Giusi, ma se uso il lievito pan degli angeli deve riposare lo stesso 25 minuti? Non lo so. Francesco, è la stessa cosa anche avendo un'altra farina? Avanti. Maria Rosaria, vabbè, sembrava la voce diversa. Grazie, non ti preoccupare, tranquilla. Teresa, perché il lievito di birra anziché pane degli angeli per il pun cake? Perché io uso questo qua, io non uso pan degli angeli. Perché a me il lievito non deve essere di colore bianco chimico, ma deve essere di questo colore qua. Sono tecnico dell'azienda Caputo, quindi uso questo lievito. Per il lievito di birra qual è la dose, Clara? Uguale, Clara, tranquilla. Enrica, scusa, si può usare lo yogurt greco? Sì, sicuramente. Dipende poi dai gusti, eh. Potete anche usare, se volete fare il prune cake, per dire... Volete fare il prune cake a fragola? Avete già frullato le vostre fragole? Usate lo yogurt a fragola. Anzi, se volete dare un tocco in più, ci sono degli yogurt che sono a vaniglia. Viene buono, però si sente molto poi la vaniglia. Carmelina, io non ho il contenitore per il prune cake, posso farlo con una tortiera? Sicuramente, viene lo stesso bene, tranquilla.
Chiara, non posso seguire tutto, seguirò la ricetta sulla pagina più tardi, ho un aggiornamento online. Un abbraccio famiglia d'impero, un bacio ai baby. Grazie, grazie, buon lavoro, eh? Buon lavoro. Giuseppina, si può usare pan degli angeli? Io uso il lievito caputo. Samantha, se un grammo di lievito secco corrisponde a 3 grammi di lievito fresco, perché fai mettere in pari dosi per chi non ha ancora il tuo lievito caputo? Grazie. Non ho capito. Allora, se un grammo di lievito secco Sì, corrisponde a 3 tre grammi di grammi, lievito sì. fresco, perché fai mettere in pari dosi per chi non ha ancora il lievito caputo? In pari dosi con il fresco. Sì. Perché va bene in pari dosi. Questo qua, il prune cake, non ha bisogno di spinte chissà come, ha bisogno di un po' di spinta più nel forno però. Quindi va bene anche in pari dosi, ma io non uso pan degli angeli. Ci sono altre domande? No. Ah sì. Bene. Mimma, ma bisogna girare sempre con lo sbattitore? Sì. Sì, sempre. Tea, con cosa posso sostituire il lievito caputo se non lo trovo? Il lievito fresco va bene lo stesso. Anna Rubino, la ricetta dei muffin senza glutine è presente online sulla tua pagina Facebook. Grazie Anna, grazie. Allora dopo andiamo a vedere. La nostra Anna Amo Vivere Gluten Free cosa ci propone questa ricetta muffin di Vittorio, mia. Sono dei muffin un po' speciali, eh? Dopo le andiamo a vedere. Allora, dopo mi raccomando, andiamo tutti in pagina. E un grazie particolare, speciale a Anna Rubino, che è la scrittrice di questo giornale online. Carmelina, beh, quanto lievito di birra. Lucia, Gli stessi grammi di questo, 20 grammi. posso usare i pan degli angeli. Io uso questo qua. Teresa, quindi tu usi solo lievito caputo a lunga lievitazione, mai lievito per dolci. A lunga lievitazione. Io non faccio lunga lievitazione con il gluten free. Enzo, se voglio farlo bianco e aggiungere le gocce di cioccolato. Perfettissimo. Tranquillamente. Il secondo step, al posto di mettere il cacao, gli metti le gocce di cioccolato e dopo ce lo spalmi sopra. Aggiunge, e come posso fare per evitare che le gocce di cioccolato finiscono tutte sul fondo? Ecco, quello che ti stavo dicendo. Praticamente la mezza parte di composto tu già l'hai messa. Dopo, quando vai a mettere le gocce di cioccolato, ci metti altro composto sopra. Le gocce di cioccolato non vanno sotto a tutto, ok? Rimangono al centro. Giuseppina, dove si compra il lievito caputo? In tutti i negozi, store, farmacie oppure online c'è un sito che anche loro vendono online. Genoeffa, scusami, volevo chiederti per la pizza. Di solito la metto su carta da forno in forno, appena cotta un po' sfilo la carta. Va bene, se a te piace così va bene. Genoeffa, sempre e continuo la cottura. Va bene, tranquillamente, perfetto. Maria Carmela, posso usare questa ricetta per fare il pan di Spagna? No, il pan di Spagna lo troverai sempre sulla mia pagina. C'è un pan di Spagna senza latte e senza uova. Federica, Anna Rubino, mi ricordi la tua pagina? Amo, te la dico io, amo vivere gluten free, te la dico io. La ricetta dopo del prune cake, sia del prune cake sia del muffin nuovo che poi daremo una data di quando sarà la videoricetta, sarà sia sulla mia pagina che sulla pagina di Amo Vivere Gluten Free di Anna Rubino. Quindi se volete andare o da me o da lei, è quello l'articolo. Oggi che giorno è? Anna Rubino, ah, Oggi è c'è Anna 28. Rubino. Si fa vedere, penso di sì. Ah, allora, quante persone sono in diretta? 71. Allora lo dico in diretta, sabato alle 3 faremo la videoricetta dei muffin nuovi, i muffin miei.
Ok, non vi dico come, dovete andare a vedere voi. Quindi sabato alle 3 la nuova videoricetta dei muffin. Quindi organizzatevi già con i pirottini. Io ce l'ho comprati. Ci sono domande? Aspetta, Faeda, per questo si chiedeva se per il secco caputo il rapporto con il fresco era lo stesso. In questo caso sì. In questo caso, quando parliamo di pizza o di pane, no. Ok? Ma in questo caso è uguale. Anche sulla pizza, per esempio, la pizza gluten free io la faccio con la fermentazione del frigorifero. Quindi anche se metto la stessa dose, non mi interessa perché è la fermentazione che a me occorre. Ok? Miriam, ciao Vittorio, non sono arrivata dall'inizio, trovo tutto sulla tua pagina, vorrei farlo dopo. Sì, dopo ci sarà tutto in pagina. Se vuoi ti dico la ricetta com'è. Tre uova, dimmi. Allora, la ricetta del prun cake. Tre uova, 180 grammi di zucchero, se hai una scorza d'arancia. Iniziamo a montare tutto. 120 grammi di yogurt magro dolce. 150 grammi di olio girasole. Appena mischiato tutto, andiamo a incorporare la farina, 300 grammi di farina con 20 grammi di lievito caputo. Appena vado a mettere queste due cose, il composto si va a racchiudere e io vado a inserire la busta di vanillina. Fatto questo, mi metto già nello stampo mezza dose del nostro composto. L'altra metà me la vado a stemperare di nuovo con 20 grammi di cacao. Io vado ad aggiungere sopra il composto e ti viene tipo così. Ok. Ora aspetta mezz'ora e lo inforni a 180 gradi per 30 minuti. La prova a stecchino sempre. Allora, Rossetta, la pizza va cotta una per volta o no? Se è un forno abbastanza largo, sì, calcola che la cottura viene fatta da sopra e da sotto. Quindi se tu fai cottura a castello, quella di sopra si cuoce sopra, ma sotto no, e viceversa. Carmelina, mi piacerebbe che ci facessi vedere come fare una crostata. Io ho fatto la pastiera. È uguale, a parte della nella ricotta, insomma. Ma la pastiera è uguale alla crostata, dai. Michela, sai, Vittorio, si può fare anche zebrato, cioè alternare cucchiaiate di bianco e cucchiaiate di Sì, cacao. se hai tempo, sì. Annalisa, farei un pancake salato? Un prune cake salato? Ottima idea. Vediamo. Lucia, già sono andata sulla pagina di Anna, ero troppo curiosa. Grande ricetta, super bravi. Ti posso chiedere se hai ricette del pan di Spagna classico con uova? Grazie. Ancora, non ancora, il pan di Spagna a breve lo faremo. Faremo un tipo diverso però. Grazie, sono contento che ti piace il prune cake, il muffin. Maria, che Grazie. bello muffin. Ah, già l'avevi visto. Fortuna. Puoi dirci gli ingredienti del muffin? Gli ingredienti del muffin, poi quando pubblicheremo la locandina della videoricetta, vi darò anche gli ingredienti che vi dovete già procurare. Allora, Marianna, ciao, sono in ritardo, dopo riguardo tutto. Ottimo. Per i muffin, Carmelina, vanno bene i pirottini di carta senza imburrare? Tranquilla, pure io c'ho quelli là, tranquilla, vanno bene. Bacio. Ecco. Un saluto a tutti gli amici di Amo Vivere Gluten Free di Anna Rubino che ci seguono in tantissimi. Grazie sempre. Giusy, grazie per la gentilezza e la tua disponibilità di tutte e due, tu e tua moglie. Grazie, grazie. Io saluto anche il mio capo, dottor Antimo Caputo, che sicuramente ci sta guardando, e un altro capo, il signor Mariano Renta, della di cui io faccio parte delle due aziende. Chiara, olio di semi va bene lo stesso? Sì, va bene. Miriam, grazie mille. Grazie a te, Mia. Passata.
Marianna, ho fatto il pane, le graffe, uno spettacolo. Ciao da Como. Grande, grazie. Giovanna, forno statico? Forno statico, perché strilli? Come faccio a fare? Forno statico a 180 gradi. Carmelina, come si compra il lievito caputo? Qui non si trova. Come no? Stesso dove acquisti la farina, oppure sulla mia pagina c'è il numero dell'azienda Rarifarm, puoi chiamare loro e chiedi chi vende il lievito caputo nella tua zona. Allora, Annunziata, cornetti sfogliati? Vediamo, i cornetti purtroppo non possiamo fare, io è una cosa che ho detto anche l'altra volta, non possiamo fare la video ricetta, possiamo fare solo un video, poi vediamo insomma. Laura, forno ventilato o statico? Stando. Temperatura? 180 gradi. E su quale piano? Un primo piano in basso a tutto, quindi il primo scalino. Teresa, Vittorio, io ho fatto l'impasto per le ciambelle per farle fritte alle 14, ma voglio farle stasera. Devo uscire dal frigo stasera per friggerle. Quanto tempo prima devo farlo? No, basta un quarto d'ora prima, dai. Se già le hai fatte lievitare, hanno già sono raddoppiate di volume, basta un quarto d'ora prima. Leggi. Anna Rubino, se vi fa piacere, dare un'occhiata alla mia pasta brisée senza glutine, vi aspetto intanto sulla pagina di Vittorio, c'è la ricetta dei muffin. Ok, grazie Anna, grazie. Faeda, io ho fatto una frolla allo yogurt con la farina caputo, una delizia. Ottimo. Lucia, simpatica anche tua moglie, splendida coppia, grazie. Grazie a te. Ah, Maria Rosaria, Vittorio, cosa hai spruzzato sotto la teglia? Ho messo un po' di spray staccante, che è uno spray che si usa per staccare dalle teglie, ma ci potete mettere un filo d'olio, oppure se diciamo la vaschettina qui è nuova, non ci mettete proprio niente, va bene lo stesso. Questo qua è uno spray staccante, io l'ho comprato per averlo sempre perché ce l'ho sempre avuto, e anche senza glutine. Allora, Marianna, grazie per avermi inserito nel gruppo WhatsApp. Grazie a te che l'hai chiesto. Sempre Marianna, dici ho chiesto alla mia farmacia e dopo 2 giorni ho ricevuto tutto. Ecco, bravissima. Giovanna, come si fa per entrare nel gruppo WhatsApp? Mi mandi il tuo numero WhatsApp sul mio WhatsApp e io ti inserisco nel gruppo. Ilaria, grande Vittorio, ogni volta sempre meglio. Grazie. Federica, Vittorio, ma per chi sta a dieta, facciamo qualcosa di light? Questa quarantena è un casino, poi con le tue buone ricette è impossibile da seguirla. Allora, se vi fa piacere, ve lo dico in anteprima, sto studiando qualcosa per i vegetariani e per i vegani. Però sto studiando bene perché non posso fare una brutta figura con tutti voi. Maria, in cosa consiste il gruppo WhatsApp? È un semplice gruppo che sono 300 persone è solo, cioè posso solo pubblicare io. Nessuno può pubblicare perché un po' di tempo fa lo feci aperto questo gruppo, non ti dico buongiorno, buonasera, buonanotte, sto qua, sto di là, eh? Troppi messaggi arrivavano, quindi ho bloccato tutti, posso solo scrivere io, sarà solo un gruppo dove arrivano ricette mie, video ricette e messaggi importanti miei. Punto. Laura, mi dispiace troppo di non aver visto la tua diretta. Tranquilla, Laura, dopo sta online. Intanto mi accendo Rossella, il forno. no, Rosalia, ieri ho Rosalia. fatto biscotti ferro di cavallo con farina caputo senza glutine. Ottimi, sono andati a ruba. Buono, ottimo. Laura, per quanto tempo in forno? Il plum cake. Credo di sì. 30 minuti. Ma il lievito di birra si mette anche nei dolci? Sì.
lievito. Allora, il lievito pan degli angeli, cioè pan degli angeli, il lievito nelle bustine è lievito a tutti gli effetti, solo che viene, come dire, viene sbriciolato chimicamente, ok? Quindi lo vedete sempre più bianco, ma sempre lievito è, quindi io nei dolci uso il lievito di birra, quindi uso questo, se non ho questo uso il lievito di birra fresco, il cubetto fresco. C'è domanda? Un attimo. Vabbè, risposta Anna, a posto tuo. Come doveva trovare il tuo numero? Bene, il mio numero 348-75-29074. Oppure sulla mia pagina ufficiale c'è il tasto WhatsApp. Premetelo, vi collegate direttamente al mio WhatsApp. Tranquillamente lì mi potete chiedere ciò che volete, anche se un consiglio oppure insomma. Cornelia, puoi ripetere la ricetta? La ricetta, certo. Allora, la ricetta sono 3 uova, 180 g di zucchero. Iniziamo a far montare il tutto. Fatto questo, andiamo a incorporare 125 g di yogurt magro zuccherato, 150 g di olio girasole. Appena abbiamo girato un po' tutto questo impasto, vi vado a mettere 300 g di farina, 20 g di lievito nel nostro composto. Giro il tutto, gli aggiungo la bustina di vanillina, mi dimenticavo, la bustina di vanillina, giro tutto, il nostro composto del plum cake è pronto. Ora, se lo voglio fare a gusto, cioè cioccolato, vaniglia, insomma, vari gusti, metto mezza dose nella nostra vaschettina, l'altra mezza dose gli vado a mettere, io ho messo 20 g di cacao. Iniziate a mischiare e gli ho messo il composto sopra. Fatto. Dopo metti in forno, fallo riposare 30 minuti. Dopo lo metti in forno, 180 gradi, forno statico, per 30-35 minuti. Fai sempre la prova a stecchino all'interno. Laura, il lievito fresco come lo sciogli? Sempre nella farina, lo sbricioli. I lieviti non vanno sciolti, ma vanno sbriciolati. Ok? Vedete, il composto nostro non deve lievitare. Ok? Non cresce ora. Ok? Crescerà, spero, dopo. Ok? Quindi così era e così è rimasto. Però si è riposato, intanto si è assestato. Miriam, non ho lo yogurt, posso sostituirlo con il latte? Latte. Vai. Stessa quantità? Stessa quantità di latte, sì, 125 grammi. Marianna, quando la situazione ce la potrà permettere, verrai a Como? Se tu parlerai con la tua farmacia o negoziante di fiducia, loro possono fare la richiesta per avere me per fare la masterclass lì a Como, all'azienda Rarifarm, che loro conoscono bene. Loro, quando hanno fatto la richiesta, insomma, abbiamo tutta la scaletta da rispettare, vengo anche a Como. Cornelia, grazie, sei gentilissimo. Grazie, grazie a te. Hai molte domande? No, te le sto leggendo mano a mano. Allora, intanto Maria Rosaria, fra 5 minuti, allora intanto fra 5 minuti andiamo a infornare. Io mi sono acceso il forno a 180 gradi, acceso sopra e sotto. Ecco. Dimmi, Maria Rosaria. Maria Rosaria diceva, perché deve riposare l'impasto? Si assesta un po', perché comunque sono tante temperature. La farina ha una temperatura, le uova un'altra, l'olio un'altra. Quindi fallo riposare un po', è come se bilanciasse un po' le temperature. Ok, si bilanciano un po' e si riposano. Laura, nel caso latte freddo o tiepido? Sempre a temperatura ambiente, non caldo. Basta. Oh.
Dopo chiamo, faccio un paio di telefonate. Paola, dove trovi il Leo Caputo? Grazie, sono di Salerno. Il debito caputo, o puoi chiamare l'azienda Rarifarm e ti fai spiegare da loro chi lo vende nella tua zona, oppure Anna Rubino ti può dare una mano in quella zona di Salerno, Scafali, insomma, o quella zona. Se Anna conosce qualcuno, Anna ama vivere gluten free. Cornelia, impasto con le fruste? Sì, o la frusta, oppure se hai una planetaria ancora meglio. Allora, vediamo se il forno è salito, così inforniamo pure. Faeda, ti posso chiedere come la cuoci? Una pizza tonda tipo napoletana nel forno di casa? Grazie. In ruoto oppure direttamente sulla teglia del forno. La stendo rotonda, la metto lì, 200 gradi forno statico, 5-10 minuti massimo. Ida, gli stampi in silicone vanno bene? Se a te piacciono, sì. Mariella, il lievito caputo è senza lattosio? Senza lattosio. Daniela, ciao, spero che presto vieni a Caserta. Senti, è qua vicino, io abito vicino, quindi sì, speriamo di sì. Grazie Giuseppe, sera, sempre il top, Vittorio. Giuseppe. Aspettiamo che sali il forno, così lo inforniamo. Cinzia, si può fare con il bimby? Sì, anche tranquillamente, però dipende quale bimbi hai. TM5 e TM6 lo puoi fare e metti il programma Spiga. Ci sono domande. Io mo vi ripeto la ricetta del plum cake a cioccolato. 3 uova, 180 g di zucchero, inizia a far montare il composto. Appena si è montato, un paio di minuti, io vado ad aggiungere yogurt, magro, 125 g e 150 g di olio di girasole e la bustina di vanillina. Vado a mischiare tutto. Subito dopo gli vado ad aggiungere 300 g di farina, 20 g di lievito. Mischio tutto, il composto del plum cake è pronto. A questo punto lo voglio fare a cioccolato, metà. Quindi faccio mezza vaschetta, lo riempio normale, l'altro il composto rimanente, gli vado ad aggiungere 20 g di cacao amaro. Vado a mischiare tutto. E gli vado a mettere il cacao amaro sopra e vi esce così. Dopo, quando lo andiamo a tagliare, ci dovrebbe essere il cioccolato. Rosa, Lui. Forni arrivato. aspetta, Vai. si può fare con il bimby rosa TM31? TM31, sì. Laura, ma le fruste come quelle per il casatiello? No, le fruste per il casatillo, la frusta proprio. Daniela, io ho parlato con la mia farmacia di fiducia. Grazie Daniela, allora a breve ci vedremo da te. Così facciamo il pane. Maria Rosaria, il forno sotto e sopra statico? Sotto sopra, sempre statico, 180 gradi. Mariella, la ricetta dove la trovo? La ricetta dopo la troverai in pagina. Appena finisce la diretta, vi metterò la ricetta e poi vi metterò anche l'appuntamento per sabato. Così intanto vi faccio iniziare a comprare quello che serve per fare i famosi muffin. Rossella, come mi regolano con i bimbi? Uguale, le stesse dosi, non devi variare le dosi. Le stesse dosi, modalità spiga. Rossetta, Rosetta, Setta. Rosetta,
L'impasto per la pizza può stare fino a 5 giorni, ma sempre in frigo? Sì, sempre in frigo. Mapi, buongiorno, si può sostituire l'olio di girasole con burro? No, ti dà un altro effetto. Ok. Faeda, a Benevento si fanno mai questi eventi? Se mi chiamano sicuramente. Se chiamano sempre l'azienda Rarifarm, è loro che fissano appuntamento e dopo, insomma, si va anche lì a Benevento. Michela, mi raccomando, quando sarà fammi sapere un incontro alla Santella, una farmacia da Fragola, ma tu già ci sei stato. Già sono stata alla Sant'Elena, infatti là ci siamo conosciuti con Michela e dobbiamo vedere un po' il dottore che dice se ce lo vuole far rifare. Però non so se ti ricordi lo spazio, spazio piccolo, quindi possiamo fare poche cose. Allora, io ho messo il plum cake nostro all'interno del forno. Crescere almeno il doppio, dovrebbe. Se non cresce, lo rifacciamo, ma cresce. Laura, il procedimento di inserimento degli ingredienti con il bimbo è lo stesso allora, sì. Sì, sempre. Quindi uova, zucchero, yogurt, olio, vanillina, farina, lievito. Anita, nel bimbi bisogna mettere tutto insieme a velocità spiga? Già abbiamo spiegato come, quindi uova, zucchero, yogurt, olio, farina, lievito. Maria Rosa, posso sostituire con olio di riso? Grazie. Se ti piace, sì. Michela, ci parlo io con il dottore. Ma grazie Michela. Loro devono fissare appuntamento con Rarifarm. Francesca, dove è il prossimo incontro? Boh. Dove ci chiamano, dove abbiamo gli appuntamenti, io purtroppo non li conosco ancora perché siamo ancora in casa. Prossimo appuntamento è qui, casa mia, casa di Imperio, sabato alle 3 faremo i muffin. Dopo metterò anche la locandina. Non abbiamo visto però. Faeda, quindi ti devono contattare i negozi che vendono i tuoi prodotti per organizzare gli incontri. No, i negozi che vogliono fare la masterclass direttamente con me. Io vi volevo subito dire una cosa, spesso mi arrivano dei messaggi che non si sono trovati con la farina, quindi hanno usato un'altra farina, poi hanno riscontrato dei problemi e mi dicono: Vittorio, senti, ho trovato questo problema nell'impasto pizza, come mai? Non vi so dire, perché io ho testato questa farina con queste dosi, questo lievito, cioè con il lievito, non questo, con il lievito normale, e mi trovo bene. Anna Maria, quanti gradi il forno? Scusa, si era bloccato il cellulare. 80 gradi. Laura, ma se metto modalità spiga, poi bisogna digitare anche la velocità. Se sì, quale? No, basta la velocità 2, tranquillamente. Tanto deve solo montare 3 uova e lo zucchero. Miriam, anche io ho chiesto al negozio dove mi fornisco a Caserta di chiedere un tuo incontro. Grazie Miriam. Loro devono chiedere a Rarifan. Cornelia, io con la tua farina mi trovo benissimo. Grazie, grazie mille. Allora, dopo la diretta metterò la ricetta del plum cake e subito dopo la ricetta del plum cake metterò la locandina per il nostro appuntamento di sabato alle 3, alle ore 15, per il nostro muffin.
Dopo venitelo a vedere sulla mia pagina, c'è l'articolo del giornale che è uscito inedito, ok? Ci sarà quindi una ricetta inedita, non è mai uscita, non l'ho mai fatto uscire, è la prima volta che è uscita, e sta sia sulla mia pagina sia sulla pagina di Anna Rubino a Movivere il Gluten Free. Ida, io da quando ho scoperto la farina Caputo ho risolto tutti i problemi. Toglietemi tutto, ma non la farina Caputo. La pubblicità del brand. Attenzione, si pagano le pubblicità. Grazie. Sono contento. Allora, sabato faremo questa. E poi, se voi avete qualche cosa in mente che volete fare, tranne cornetti, che dobbiamo fare video ricetta, non dobbiamo fare il video, dobbiamo fare la video ricetta, mandatemi un WhatsApp con la scritta di ciò che volete che facciamo. Faeda, lo conosci il guappo a Moiano? Grande maestro, il mio maestro guappo, maestro di tantissimi anni fa, come non lo conosco. Un bacione al guappo, che è una bellissima persona, un maestro di vita. Il guappo è un maestro di vita. Cornelia, quando farai cornetti? Mia figlia li cerca moltissimo. E lo so, purtroppo il cornetto ha bisogno di più passaggi e io mi sono reso conto che diventa un po' complicato fare tutti questi passaggi con le dirette. Lezzini, ma la farina Caputo si trova in supermercati? Se sì, quale? Allora, puoi trovare o al cash metro, oppure puoi vedere, insomma, puoi chiamare l'azienda Rarifarm e loro ti diranno chi vende la farina nei tuoi pressi, anche dove abiti. Anche nelle salumerie, ma non sanno niente. Al fiore tutto. Ah no, no, non stavo pensando, no, la mia. No, siamo al fiore tutto. Hai ragione. Ida, gnocchi. Gnocchi. Gnocchi, va bene. Maria Carmela, sto per fare le forme delle graffe. 4 ore le faccio lievitare? Ottimo. Vedi, deve, io metto un tempo. Dovete vedere un po' voi il tempo che fa in casa vostra. Dal momento che raddoppio il volume, non sono 4, saranno 4 ore e mezza oppure 3 ore e mezza. Dai sempre un occhio. Francesca, ho letto che alla farina di mais bisogna sempre aggiungere farina con fibra, è vero? Nella farina di mais bisogna aggiungere farina con fibre, è vero, sì. Infatti nella nostra farina abbiamo anche quella di mais, ma abbiamo anche il grano saraceno che è ricco di fibre. No. No? Vuol dire che è andato bene, che hanno capito un po' tutto il passaggio. Bene. Allora, quindi, 3 uova, 180 grammi di zucchero, iniziamo a montare, ce ne andiamo a mettere 120 grammi di yogurt magro, zuccherato, 125 grammi, 150 grammi di olio girasole o un olio, l'importante è che non sia d'oliva, ok? E una bustina di vanillina. A questo punto gli vado a incorporare 300 grammi di farina, 20 grammi di lievito, questo qua nostro della Caputo, oppure il lievito normale casalingo, ok, il fresco, il cubetto fresco, lo andate sempre a sbriciolare nella farina. Fatto questo andiamo a incorporare nell'impasto. L'impasto è pronto. Io gli ho aggiunto 20 grammi di cacao amaro. Posto, fatto, lo fate riposare mezz'ora, subito dopo lo infornate, forno preriscaldato, 180 gradi, acceso sopra e sotto. Per 30-35 minuti fate sempre la prova stecchino. Vedete che c'è la mia
Meno un quarto. Meno un quarto, non dici. Ok. Quindi a 20, alle 4:20, vediamo. Bene. Vi ricordo sempre che sulla mia pagina è uscito la ricetta, no, è uscito l'articolo del muffin che faremo sabato alle ore 15. E poi subito dopo la diretta metterò la ricetta del plum cake con i vari passaggi come dovete fare, come sempre. Faeda, a me piacerebbe fare insieme a voi il Danubio salato, quello dolce già fatto ed è buonissimo. Ah, mi fa piacere, Danubio salato. Io, Faeda, ho spiegato prima, quando volete fare qualcosa, cioè volete che noi facciamo qualcosa, mandatemi un WhatsApp e io pian piano facciamo un po' tutte le ricette. Angela, che stai preparando? Mi sono collegata adesso. Ciao Angela, buongiorno. Stiamo preparando il plum cake con lo yogurt, yogurt magro. Abbiamo fatto 3 uova, 180 g di zucchero, abbiamo montato, abbiamo messo 125 g di yogurt, 150 g di olio girasole, abbiamo messo 300 g di farina, 20 g di lievito e 20 g di cacao amaro. Francesca, ma il lievito per pane, non per dolci? Lievito? Ma il lievito per pane, non per dolci? Era una domanda. È una domanda. No, lievito. Lievito, io uso questo per pane, per dolci, per pizza, per tutto. Quindi, per me è il lievito. A me i lieviti composti qui là, di colore bianco, sono lieviti chimici, a me non piacciono. Cornelia, a me piacerebbe tanto fare la torta caprese. La torta caprese, mandami sempre un WhatsApp, così vediamo. Maria, scusami, le gaffe quando le metto a lievitare, li devo coprire con pellicola? Sì, però non farle schiacciare, ok? Cresce, va bene. Quante persone ci sono? Che giorno è oggi? Martedì. Oggi è martedì. Sì, noi di solito lo facciamo mercoledì. Bene, allora vi ricordo, seguite la pagina mia, Vittorio d'Imperio Pizza come Arte, e poi c'è anche la pagina di Amo Vivere Gluten Free di Anna Rubino. Le mie ricette le troverete anche sulla sua pagina. Laura, idea taralli con sugna e pepe, babà dolce. Sì, babà dolce, lo dobbiamo fare. Bel babà dolce. Va bene, vediamo. Abbiamo un po' di ricette da fare già scaglionate, che già sono uscite gli articoli, quindi che dobbiamo fare. Il sabato faremo questa qua del muffin, che è buonissimo, è pure carino, è da vedere. E poi vediamo il resto. Domanda? Sì, Angela, Vittorio, scusi, il babà si può fare? Il babà. È una cosa seria. Babà è una cosa serissima, babà, però dobbiamo fare sempre ricette che sono video ricette, non sono video. Per fare il babà dobbiamo fare più step, quindi ci dobbiamo dare un appuntamento tutti quanti per almeno 2 giorni, quindi dobbiamo fare un po' casino. Rosa, pizzette da aperitivo si potrebbero fare? La pizzetta da aperitivo la puoi fare tranquillamente con l'impasto pizza. Chen Rinaldi, mi saluti, sono Morgana. Ciao Morgana, buongiorno. Eccolo, eccolo il piccolo Vincenzone. Piccolo. Piccolo. Tieni. E la Michela, è la Kinder Paradiso? La Kinder Paradiso. Mandatemi sempre un WhatsApp, così vediamo un po' tutte le...
La montanara si fa con l'impasto pizza. Impasto pizza, sì. Classico impasto pizza. Mamma mia. Ecco il piccolo pizzamento. Mia moglie dice non scherzare proprio, non devi fare il pizzaiolo. Non vuoi fare il pizzaiolo tu? Tu non vuoi fare il pizzaiolo? No? Che vuoi fare? Rosa, che amore il principino. Sì, tu che vuoi fare tu? Vuoi? Dopo 3 femminucce è uscito il maschiettino. Vediamo i nostri punti. Oppla. Crescendo. Dire 20 minuti. Sono 20. Francesca, a scuola mi trovo sempre in difficoltà per mio nipote quando organizzano festicciolle. Un consiglio? Dimmi. No, un consiglio glielo devi dare tu. Ah, un consiglio? Fai un po' di impasto e te lo congeli, così non hai più problemi. Faeda, pure i calzoni fritti o al forno, sempre con l'impasto pizza? Sempre impasto pizza. A breve ci sarà una sorpresa per tutti voi che vi piace, soprattutto in questo periodo, siete amanti della televisione. A breve ci sarà una bella sorpresa. Bibiana, a me piacerebbe capire come fare le piadine in padella o i taralli allo zafferano. Taralli allo zafferano o la piadina in padella. La piadina in padella si può fare tranquillamente. Manda un WhatsApp dicendo questo e io vediamo, ti mettiamo nella lista di cose da fare. Rosetta, come si conserva il plum cake e per quanto tempo? Lo puoi conservare tranquillamente in un canavaccio e calcola che ci sono sempre le uova dentro, quindi sempre 2 o 3 giorni massimo. Non dai un bacio mia? No, perché? Vieni qua, devo far vedere una cosa qua dentro. Hai visto qua dentro che ci sta? Vieni a vedere. Vieni a vedere. Vieni a vedere. E guarda qua dentro che ci sta. Eh no, sono fresco. Vieni a vedere. Buona mia serraglia. Buona mia serraglia. È una bella cosa. Miriam, vai a fare la vittoria, vai. Guarda che ci sta qua, sì? C'è un bacio. Faeda, l'erede al trono, bellissimo. Complimenti a tutta la vostra splendida famiglia, soprattutto chi ci permette di entrare nella vostra casa. Grazie davvero. Grazie, grazie. Noi Vittoria. viviamo con voi direttamente. Ecco, me lo prendo un po' io il telefono, così mamma si mantiene il piccolo. Bibiana, grazie, sempre grazie a te. Rosa saluta Miriam. Ecco, bene. Allora, a breve sforniamo il nostro prune cake. Subito dopo la videoricetta ci sarà la ricetta ufficiale. Posterò la ricetta ufficiale e un po' tutti i passaggi da come fare.
Mi dispiace che devi aspettare un po' di tempo, però purtroppo il frutto è così, eh. Purtroppo sì. Grazie a te, grazie, sono contento. Grazie Rosetta, sono contento. Abbiamo quattro bambini, quindi quando ci sono più bambini è sempre un po' un casino fare qualcosa, però qui ci organizziamo bene. E poi abbiamo due grandi che non fanno niente, esatto, e due che non fanno niente. Ecco. No, però stanno orbitando. Ah, ecco, allora i due grandi stanno pittando, mamma mia. Mamma mia, Ilare, neanche il tempo di aprire il forno, e subito ci sono condotto da mezzo. E vabbè, vuol dire che sai cucinare bene. Oggi sono... No, assolutamente, non sono pensieroso. No, mi dispiace che state aspettando un po' di tempo per la cottura, ma non fa niente, la facciamo insieme. Ecco, Federica mi dice, è un piacere passarlo in vostra presenza, grazie, grazie Federica. Michela, siete una bella famiglia, grazie Michela. Famiglia abbastanza numerosa, eh. Siamo sei. Bella numerosa. Quanti, Ida, quanti anni hanno? C'ho una da 14, l'altra da 11. Poi c'ho Miriam che ha 3 anni. Penso che c'ha un anno, più o meno. Un po' di tutte le età. Ho due grandi e due piccoli. Con la domanda che ci hanno fatto prima con i lieviti, siete bravi con i lieviti? Sì, facciamo un sacco di figli. Già si inizia a sentire un po' l'odore. Esimo? Sì, inizia a sentire. Secondo me a breve dobbiamo anche vedere un po'. Sì, è 10. A un quarto iniziamo a vedere se è pronto. Faccio vedere anche a voi, così vedete un po' come sta avvenendo. È cresciuto abbastanza, più del doppio, quindi va più che bene. Già si inizia a sentire l'odore. Sì. Io devo mangiare con il cucchiaio. Che mi ha portato? Mi ha portato il sushi, mia figlia mi ha portato il sushi. Ah, ecco, il caffè? Caffè con il sushi? E questo che cos'è? Questo è il caffè? Ah, Ilaria, pure tu allora stai a un bel punto. Devi provvedere a questa cosa. Hai tre femmine, non va bene. Ci vuole anche il maschietto. Uguale a me allora. 14, 11 e 3. Uguale. Bibiana mi chiede... Federico, ti su pizzicor. Sì, ma sono pure pizzi preoccupazioni. Comunque, Bibiana mi chiede come nasce questa passione e ho sempre fatto questo. Sì, io faccio il pizzaiolo. Io sono pizzaiolo, eh. Quindi faccio il pizzaiolo da un bel po' di tempo. E circa 19-20 anni fa decisi di fare un corso gluten free. Così. E feci questo corso. E mi sono appassionato tantissimo da 20 anni. Mi sono appassionato tantissimo. Addirittura da creare qualcosa proprio per tutelare il celiaco.
Eh sì, Laura, niente dieta. Vai. Prima avevi la scusa, che non lo sapevi fare. Invece oggi lo sai fare perché sei bravissima, quindi niente dieta. Quindi 20 anni fa partì questa passione per il gluten free e mi sono accanito talmente tanto che ho creato una pagina, insomma, ho sponsorizzato tutta la mia vita a tutelare il celiaco. Ho anche qualche piccola denuncia di aziende perché io tutelo il celiaco. Ok, infatti sulla mia pagina troverete proprio un piccolo slogan che dice io tutelo il celiaco. E poi stesso sulla mia pagina c'è un articolo che mi racconto io. Andatelo a leggere che è molto carino. È molto bello e da là capirete Vittorio D'Imperio da dove nasce. Ok? Sta tutto scritto in quel piccolo articolo. Quindi Laura, niente dieta. Ieri era domenica? No, ieri era lunedì. L'altro ieri Laura ha fatto delle pizze in casa. Sono venute veramente buone. Buone, buone, buone. Infatti mi ha mandato le foto. Quando preparate qualcosa, mandatemi le foto. E mi fa piacere vedere, così vedo anche il vostro operato. E ogni tanto mi alzo, che vedo il prune cake, non lo voglio far bruciare. Fede, no, non ho celiaci in famiglia, no. È solo pura passione e puro amore per il mio lavoro. Ecco, allora, grazie alla testata di reportage che ha pubblicato il mio muffin scritto da Anna Rubino. Ci sono molte ricette scritte da Anna Rubino, ricette mie scritte da Anna Rubino su questo giornale online, reportage. Molto carino come giornale, molto bello. Mi hanno detto che era finta. Ah, la pizza, no. Fai da mangio, io mangio gluten free anche. Sì. Se è buono, anche, se è buono però. Se poi devo fare che si sente l'amido, oppure, non lo mangio perché mi dà fastidio. Ah, grazie, grazie Laura. Mi fa piacere. Intanto io do un'occhiata al nostro pancake. Ci vuole uno stuzzicadente. Mi dà uno stuzzicadente per favore. Bene. Com'è venuto il pane? Diccelo direttamente in diretta. Questo è il bello della diretta. Dimmi com'è venuto direttamente qua. Bibiana. Dici com'è venuto questo pane? Un quarto, 2 minuti e lo vado a controllare. Bibiana, allora questo pane com'è venuto? Ce lo vuoi far sapere? Dopo mi invia anche la foto, però dimmi pure com'è venuto. Sto guardando la mia cameraman che sono esattamente 3 dirette che non fa più niente, non registra più. Quando ci avete fatto tutti quanti gli auguri, da allora non ha fatto più le dirette. Sabato, focaccia o pizza dentro? Sono indecisa. Ebbene, io farei una bella cosa. Pizza dentro a focaccia. Con origano, olio e aglio e basta. Che ottimo.
Allora, intanto, adesso con voi, andiamo a vedere insieme la nostra prova, vediamo insieme com'è. Un altro poco, dai, allora. Ok, lo stuzzichino esce un po' umido, ma diciamo... Quasi soddisfacente. Esatto, mia moglie quasi soddisfacente. Mazza, che parola. 2 minuti, esattamente, sono passati il tempo... Esatto, praticamente 30 minuti. Quindi preciso, non ho sbagliato con i tempi. Con i tempi. Ecco il cagnolino. Ehi, vuoi dare un bacio? Sì, allora Fred, ecco, questa cosa che tu dici è vero, e se tu prendi qualche farina e la vai a setacciare, vedi cosa esce all'interno di quella farina, uscirà tutto sale e zuccheri. La nostra farina, anche se la setacci, non esce tutto questo zucchero e questo sale, ok? Quel sapore è l'amido, noi non l'abbiamo caricato di amido. Io ho sempre il problema delle uova e del lievito, che purtroppo sono intollerante. Al posto delle uova, cosa posso metterci? Ah beh, il crema o tartaro lo puoi usare come lievito. Perfettissimo. E al posto delle uova, niente. Non gli mettere niente. Tranquilla. Aumenta un po' solo di olio, che okay, a posto di 150 ne metti 170. Vabbè, questo è per Ilaria. Laura, com'è anche il dolce nel piano basso, come la pizza, e non nel centrale? No, mai nel centrale, perché gli dai l'impatto troppo violento sopra, perché il forno lo accendo sopra e sotto, perché se noi andiamo a mangiare in una pizzeria, oppure se in una pasticceria, loro hanno i forni che fanno sopra e sotto, quindi sempre acceso sopra e sotto, da tenere basso, perché il forno giù non è molto forte, quindi basso, il primo scalino, così prende l'impatto non molto violento con il calore di sopra. Clara di Palma, fan più attivo, grande. Laura, secondo me a breve diventi pure tu fan più attiva. Infatti... Per me la Caputo è il numero uno. Grazie, grazie mille. Sono contento che vi trovate bene con la farina. Sono riuscito a trovare la teglia per il prune cake. Posso fare anche una... Sì, anche in quello là rotondo tipo Casatilla, nella ciambella. Tranquillamente lo puoi fare anche lì. Guarda un piatto. Un piatto con un coltello, per favore. Mille, sempre gentilissimo, finalmente posso mangiare qualcosa di buono. Grazie Ilaria. Allora, sta accadendo. Allora, io già mi sono preparato il piatto. Solo il Danubio nel piano centrale, perché è un impasto un po' particolare, perché è chiuso di nuovo. Ci metti la connessione a Vittoria? No, un attimo solo. Il Danubio sì, sul piano al centro, perché è un impasto che è fatto in due volte, ok? Perché la prima volta l'abbiamo impastato, poi l'abbiamo impastato la seconda volta e viene racchiuso di nuovo, quindi ha bisogno di più calore, più impasto, ok? Diametro 26, va benissimo, tranquilla. Allora, intanto io mi vado a sfornare. Lo controllo sempre, controllatelo sempre prima di toglierlo, se no gli fate prendere il freddo, ok?
Sì, anche il colore ci sta, dai. Forse un altro poco poco. Ma proprio giusto un po'. Giusto un minuto, eh. No, tranquilla, non è impazzita, tranquilla. Io ho mio figlio che vive in Sudafrica. Ah, mamma mia, Adriana. Lì sì, lì puoi comprare farina naturale, però comunque sai che sono farine dove fa molto caldo, sono farine molto tenere, ok? Quindi sono farine molto tenere. Ok, dove fa? La farina è molto tenera. Quindi non so se conoscete la storia del W, quindi sono W abbastanza bassi. Dove fa più freddo, tipo a Manitoba, che fa un freddo esagerato, e lì la farina è molto forte, infatti c'è la farina a Manitoba. Ok? Allora, il poke ancora lo togliamo. Sono passati esattamente 30 minuti. Sì, 35. Ho fatto le forme delle graffe, ne sono uscite 18 su 500 grammi di farina. No. Ma tanto, allora io la forma la faccio regolare con il bicchiere, ma pure se la fate grande, si mangia sempre. Ecco, scusate. La graffa è una cosa che si mangia sempre, tranquillo. Allora, vado a sfornare. Io ora lo sforno direttamente, ma non vi dimenticate che quando sfornate il plum cake, non lo tirate subito fuori dallo stampo perché si potrebbe rompere, ok? Rimanetelo sempre 10 minuti che si raffredda un po' da solo, così si stacca solo lui dalla sua forma, ok? Sicuramente appena caccio il plum cake, Anna Rubina, amo vivere gluten free, farà qualche foto, eh? E io sono contento, ok? Eccolo, eccolo qua, il nostro plum cake è venuto abbastanza carino. Ok, lo facciamo un attimo far sì che si stacca da solo, ma già si è staccato. Sì. Ora abbiamo un problema. Chi lo assaggia? Due o tre ricette alla volta, no. Fanne sempre una, ma buona. Ok? Valentina, lo so, pure io volevo fare una cosa su due ricette contemporanee, però diventa un po' difficile da gestirle, perché poi ho pensato a voi, alle domande. Non sono più una domanda alla volta, ma saranno 3-4 alla volta. Diventa un po' difficile. Allora, mamma mia. Bollente. Allora, come vi dicevo, fate attenzione che si può spaccare quando lo andate a togliere, perciò lo fate raffreddare un po'. Allora, l'odore c'è, la consistenza anche. Io direi ora ci tagliamo una fettina, ok? Che dite? Ce ne tagliamo una fettina. Infatti non bisogna tagliare così bollente. Allora, eccolo qua il nostro plum cake. Si usa sempre le stesse dosi di lievito. Allora, vi piace?
È carino, dai, è vero, molto carino. Ah. Bello morbido, soffice proprio. Ok, ma chi lo assaggia? Ah, Carla ha detto io. Va bene, vieni. Paura, ah, un po' tutti. Ok, io l'ho fatto, ma chi viene sta qua? Ah, Ilaria, ecco, grazie Ilaria Sabatino. Ilaria si sacrifica lei per noi. Grazie. Eccolo. Carino, dai. Allora, la ricetta è... Vi metto in pagina la ricetta ufficiale e tutti i procedimenti e tutti i passaggi. Grazie Ida, grazie. Grazie Miriam, grazie. Allora, io vi do appuntamento sabato alle ore 15 per il muffin a cioccolato. Andate a vedere sulla mia pagina l'articolo che è uscito sul reportage. Molto bello come articolo. Allora vi aspetto sabato alle 15. Mi raccomando, mettete un promemoria. Dove trasmetti Vittorio? Sempre qua sulla mia pagina. Ok? Quindi sabato alle 15 sempre qui sulla mia pagina. Anna, ecco a te il nostro... il mio prune cake. Ti piace? Sicuramente, dai, ti piace. Ecco, vedo. Bene. Ci metto lo zucchero a velo sopra. A chi piace? A me no. Ecco. Allora, grazie. Mia figlia sta piangendo, vuole mangiarsi il telefono. Grazie per la tua disponibilità, grazie, lo farò in settimana, ti farò sapere. Vai, grazie Laura. Ok. Sarà buonissimo mia figlia, non vede l'ora di farlo. Vieni qua. Lei per conservare la colazione, infatti così è. Grazie mille infinite. Allora, ci vediamo sabato alle ore 15. Per il muffin al cioccolato, andate a vedere sulla mia pagina che troverete l'articolo di reportage. Io appena termina la videoricetta metterò la ricetta ufficiale. Allora un bacione a tutti da Vittorio D'Imperio e Anna Rubino, Amo Vivere Gluten Free. Un bacio e alla prossima. Ciao!